Ciao ragazzi, bentornati. Proseguiamo il nostro viaggio nella Prima Guerra Mondiale. Siamo giunti al quinto capitolo. 2 anni e mezzo di guerra non risolvono la situazione di stallo che si è creata nell'estate del 1914, né muta un conflitto dominato dall'usura dei reparti combattenti. Usura dovuta soprattutto alla combinazione letale tra una vecchia dottrina militare che obbliga i soldati a cercare ad ogni costo la rottura del fronte avversario e le nuove armi automatiche che causano carneficine come non si erano mai viste sui campi di battaglia. E ogni volta che penso alle folli dottrine militari adottate durante la Prima Guerra Mondiale mi viene sempre in mente il bellissimo libro di Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano. Libro di memorie di Emilio Lussu che racconta il periodo trascorso dalla Brigata Sassari sull'altipiano di Asiago tra il giugno 1916 e il luglio 1917, una feroce critica nei confronti dei comandi militari dell'epoca, una guerra condotta male da generali impreparati e presuntuosi, incapaci di rendersi conto dei propri errori, decisi a sacrificare migliaia di vite umane solo per conquistare pochi metri di terreno. Nella Prima Guerra Mondiale l'Italia ebbe quasi 700.000 caduti, più che nella Seconda Guerra Mondiale. Dal punto di vista tecnico e tattico, la vera protagonista della Prima Guerra Mondiale è ovviamente la trincea, probabilmente la più semplice tra le fortificazioni difensive, un fossato scavato nel terreno che permette di stare al riparo dal fuoco nemico. Le trincee, concepite all'inizio come rifugi provvisori, in breve tempo diventano delle vere e proprie postazioni fisse, sede dei reparti di prima linea. E in altrettanto breve tempo le trincee si allargano. Vengono dotate di ripari, di reticolati di filo spinato, dalle mitragliatrici e diventano praticamente impossibili da espugnare. La vita all'interno di esse poi è monotona, rischiosa e soprattutto logora lo spirito dei combattenti. Li logora non solo a livello fisico, ma anche a livello morale. Soldati e ufficiali rimangono in prima linea senza alcun ricambio anche per settimane, vivendo in condizioni igieniche terribili, senza potersi nemmeno lavare, esposti non solo al caldo e al freddo, ma anche ai bombardamenti nemici. Gli assalti iniziano nelle prime ore del mattino e sono preceduti da un forte bombardamento dell'artiglieria, che in teoria dovrebbe distruggere le difese avversarie, ma ha come unico risultato quello di eliminare l'effetto sorpresa. I soldati che escono dalle trincee e riescono a superare il primo fuoco di sbarramento delle mitragliatrici nemiche finiscono con l'incastrarsi nei reticolati nemici e per cui la loro fine è segnata. A causa di tutto questo bastano pochi mesi di guerra per far svanire l'entusiasmo patriottico con il quale i combattenti erano partiti per il fronte. Gran parte dei soldati non sa nemmeno perché si combatte questa guerra e la considera come un flagello naturale da accettare. La visione eroica e avventurosa della guerra è appannaggio di alcune minoranze di combattenti, come ad esempio le truppe d'assalto tedesche o gli arditi italiani, ma la maggior parte dei soldati combatte per un semplice senso di solidarietà verso i propri compagni, ma va anche detto che sono obbligati a combattere dalla dura, durissima repressione attuata nei confronti di ogni minima insubordinazione. Ma nonostante questo, la paura della guerra in trincea è talmente alta che spesso e volentieri i soldati in licenza non ritornano al fronte oppure si autoinfliggono delle ferite per evitare la prima linea. Prima di un assalto spesso e volentieri i soldati vengono ubriacati con l'alcol e se osano tornare indietro e non procedere all'assalto vengono uccisi dai superiori. In merito alla guerra in trincea, ultimamente ho visto un documentario bellissimo di Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli, che ha restaurato in modo incredibile alcuni filmati della Prima Guerra Mondiale. Il documentario mi pare che si chiami They Shall Not Grow Old, loro non invecchieranno, e fa riferimento appunto a una generazione che è stata sterminata. Mi riferisco a tutti quei soldati tra i 16, 18 e 20 anni che hanno trovato la morte nella Prima Guerra Mondiale, appunto un'intera generazione, un documentario che ha restaurato appunto queste vecchie immagini in bianco e nero, sono state immagini che sono state colorate, alle quali è stato aggiunto il sonoro, che appunto è stato ricreato, diciamo, ma che aiuta tantissimo a calarci in quel mondo. È veramente, è come affacciarsi
su un mondo che noi fino ad oggi abbiamo visto solo attraverso delle foto o dei vecchi filmati in bianco e nero. Recuperatelo perché è davvero emozionante. Più in generale, la Prima Guerra Mondiale scoppia verso la fine di un periodo di grandi progressi scientifici e consente per cui alle ultime invenzioni in ambito tecnologico di trovare una grande applicazione nella guerra. Ad esempio l'artiglieria pesante, i fucili a ripetizione, le mitragliatrici giocheranno un ruolo fondamentale nella Prima Guerra Mondiale, anche se non sono delle novità assolute. Assolutamente nuova invece è l'introduzione di armi di distruzione di massa terribili come i gas, che vengono indirizzati verso le trincee nemiche per indurre la morte per soffocamento. Armi chimiche a gas che sono utilizzate per la prima volta dai tedeschi nell'estate del 1915. Ma ben presto i sistemi di difesa verso questi gas, ovvero le maschere antigas, si sviluppano a tal punto da rendere l'utilizzo di queste armi chimiche troppo costose in rapporto ai danni inflitti al nemico. E fattore da considerare, spesso e volentieri il vento cosa fa? Porta indietro il gas verso chi l'aveva lanciato. Un'arma a doppio taglio. La guerra induce lo sviluppo anche di settori giovani come quello automobilistico oppure il settore dell'aeronautica. Assistiamo anche al perfezionamento delle comunicazioni via radio, che consente di coordinare i movimenti delle truppe su un fronte enorme, vastissimo. Da non dimenticare anche l'impiego sempre più massiccio dei mezzi motorizzati. Fondamentale questo perché consente di spostare enormi masse di soldati dalle retrovie al fronte, in prima linea. Ci sono anche però dei settori nuovi che non riescono a influire sugli eventi della guerra. È questo il caso, ad esempio, del settore dell'aviazione. A partire dal 1903, quando i fratelli Wright erano riusciti per la prima volta a sollevare dal suolo un apparecchio a motore più pesante dell'aria, non si erano poi fatti grandi progressi. Nel corso della guerra, tuttavia, la produzione degli aerei cresce notevolmente. Si arrivano a produrre addirittura 200.000 esemplari. Si costruiscono sì dei mezzi sempre più veloci, ma non abbastanza affidabili da poter essere utilizzati in battaglia. Per cui, nei primi anni della guerra, gli aerei sono utilizzati più per ricognizione. Per i bombardamenti, in alcuni casi, si utilizzano gli Zeppelin. Pensiamo al bombardamento del Belgio da parte dei tedeschi proprio all'inizio della guerra. Ma ben presto anche questi vengono abbandonati perché poco efficaci. Ed è stentato anche l'esordio di uno dei mezzi che avranno un ruolo fondamentale poi nelle guerre successive, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, mi riferisco al carro armato. I primi mezzi corazzati erano le auto blindo, degli autocarri ricoperti con piastre d'acciaio e dotati di mitragliatrici, ma che sono limitate, le auto blindo, dal fatto che possono viaggiare solo su strada. Ed è per questo che col tempo alle ruote si sostituiscono i cingoli. Sperimentati per la prima volta nel 1916 dagli inglesi, i carri armati sono utilizzati in modo massiccio sempre dagli inglesi solamente a partire dal novembre del 1917. I primi risultati tuttavia non inducono gli alleati a utilizzare i carri armati in modo più massiccio e invece avrebbero potuto rappresentare un ottimo modo per superare lo stallo della guerra di trincea. E se gli aerei e i carri armati non hanno successo nella Prima Guerra Mondiale, questo non si può dire del sottomarino. Sono i tedeschi i primi a intuire le possibilità di questo nuovo mezzo, che usano per attaccare le navi da guerra nemiche e affondare le navi mercantili anche di paesi neutrali, che magari portano i rifornimenti al nemico. Tuttavia la guerra dei sottomarini solleva gravi problemi politici e morali. Pensiamo infatti all'affondamento da parte di un sottomarino tedesco del transatlantico Lusitania nel 1915, transatlantico che trasporta tra gli altri 140 cittadini americani. E le proteste degli Stati Uniti sono così forti da indurre i tedeschi a interrompere la guerra sottomarina indiscriminata. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine anche di questo capitolo. Vi rinnovo l'invito a recuperare sia il libro, se non l'avete letto, Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, sia il bellissimo documentario di Peter Jackson. Il video si conclude qui, se vi è piaciuto lasciate un bel like, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta verrà pubblicato un nuovo video e io vi do appuntamento ai prossimi. Ciao a tutti!